Ciao zuccheri, benvenuti in un nuovo video. Allora, metto subito le mani avanti. Se mi vedete un po' provato, è perché è la terza volta che... appunto. È la terza volta che mi strucco e mi ritrucco. Quindi, abbiate pietà di me. Non so se alla fine di questo video perderò gli occhi, ma molto probabile. Perché, appunto, sto provando un sacco di cose e nel frattempo, appunto, vi registro video. Oggi andiamo a provare la collezione Oroscopez, comunque la collezione ispirata all'oroscopo di Shein, o meglio Shiglam. Mi hanno mandato praticamente tutte le palette appunto della collezione, più un set, un kit diciamo di ciglia finte stra interessanti. Vi dico subito la prima cosa bocciata, cioè in realtà no, tutto il resto boh, sembrano buone. L'unica cosa bocciata sono queste pinzette che vi danno in dotazione con questo kit, cioè raga imbarazzanti, di plastica che non prendono niente perché dovrebbero essere rigide. Dovrebbero essere rigide così, vedete, e poi pinzettate per posizionare, invece quelle sono già pinzettate. Vabbè. Sul mio Instagram, che vi lascio sempre qui in alto, vi ho chiesto di scegliere due tra le cinque palette che mi sono state mandate. Alla fine di tutto hanno vinto queste due qui. Che sono? Allora, questa qui bluastra è dei pesci che si chiama, ve la faccio vedere così e leggete il nome qui perché oggi non ce la faccio. Mentre questa è Sagittario. Ed hanno vinto praticamente loro due, che tra l'altro io non so chi abbia fatto le grafiche di questa collezione qui perché non c'è scritto, credo che loro abbiano comprato i diritti per non scrivere il nome. E, però sono bellissimi. Raga, se sapete chi ha disegnato queste robe, scrivetemelo sotto nei commenti perché sono meravigliosi. I pack che sono fuori sono gli stessi all'interno, quindi non vi so far vedere le scatoline. Allora, questa qui è Sagittario, appunto, ed è, devo ammettere, la mia preferita, perché è tutta sui toni del viola. Poi ha questi glitter incredibili, stupendi, non vedo l'ora di utilizzarli. Poi abbiamo quest'altra che appunto è dei pesci, tutta sui toni del blu e del verde. Poi abbiamo questa qui che è del leone. Poi abbiamo appunto cancro. Non in tutte ci sono i glitter comunque. E poi l'ultima, ma non meno importante, abbiamo la vergine, il mio ascendente. Questo glitter qui mi sta mandando fuori di testa. Senza perderci in chiacchiere, cominciamo subito perché oggi veramente sto delirando, quindi trucchiamoci. L'occhio di destra lo facciamo con questa qui celestina, quello di sinistra con questa qui sul viola. Non credo di fare dei look troppo geometrici, troppo lineari e quant'altro, ma andrò abbastanza sfumati perché voglio valutare la resa sia riguardo la stratificazione che la sfumabilità. Quindi iniziamo con questo qui, che è uno dei colori secondo me più belli della palette, che è Neptune. Questo colore già mi sta togliendo la vita, io ve lo dico. È bellissimo. Idealist, che è questo qui. E ci mettiamo anche un po' di questo. Faccio un mix tra questi due. E niente, ragazzi, io non so che cosa dire. Prendo solo lui e diffondo qui. Allora, questo qui che sto prendendo adesso, in realtà all'interno ha delle micro perle. Che però, cioè, in realtà non capisco a cosa servono, dato che poi non si vedono e in realtà speravo e già sapevo che non si sarebbero viste. Prendo questo qui che si chiama Mysterious, così vediamo anche se si sovrappongono, dato che io adesso ad esempio ho messo già molta polvere proprio qui, nella parte della transizione, piacevolmente colpito. Vado a riprendere il colore iniziale e andiamo a ritamponare qui. Allora, questo colore devo ammettere che dalla cialda è un po' più scuro di come si vede poi sull'occhio. Però è bellissimo. Ah, vedete perché dico a che cosa servono le perle in quell'ombretto? Perché poi alla fine cascano e boh, sull'occhio poi non si vedono, quindi sono una cosa in più non necessaria. Raga, posso dire che con questi ombretti è davvero difficile fare macchia. Allora, adesso io onestamente vorrei mettere un colore qui nella parte centrale, però non so cosa mettere perché ci sono tre shimmer, chiamiamoli shimmer anche se sono molto molto delicati, che è uno, due e tre. E però appunto nessuno dei tre è chiaro, come dico io, è il verde, perché gli altri due secondo me si confondono un po' troppo. Proviamo a mettere un po' di verde. Allora, io penso che il look di questo occhio possiamo anche terminarlo così. Passiamo invece a quest'altro occhio con la palette Sagittario. Cominciamo con questo scuro. Facciamo una cosa simile, però ovviamente questo lo noterete di più perché all'interno ha un viola molto scuro, dei viola molto più chiari e dei glitter, quindi sembrerà totalmente un look diverso. Anche andiamo a tamponare quello più scuro che si chiama Explorer. Bellissimo già. Non voglio scurire troppo la parte sopra, quindi vado giusto a fare una cosa così. Prendo questo qui che è Humor. Belli. Punto. Ma poi più che altro io penso che se
questi qui che sono tonalità, cioè queste che sono tonalità non facili da fare, perché non sono facili. Immaginate le palettine, sempre queste qui, le altre, quelle naturali, cioè prendo un po' di questo, giusto così, per gradire. Però è vero che voi state vedendo comunque il video con i vari tagli. Però raga, io fare sta roba ci sto mettendo 10 minuti, anche perché considerate che ho le cose sul piano induzione, sui fornelli, diciamo, sto cucinando e quindi ho tipo delle tempistiche un po' ristrette, ma cioè, andiamo avanti con i glitter, perché cioè, praticamente è quasi finito. Vabbè, e optimism, e preferisco comunque bagnare prima il pennello perché sono dei glitter un po' grandi, quindi meglio. Vedete, mi metto il timer perché sto cucinando. Qualcosa va a fuoco? Ma non sembra. Che poi la cosa che mi fa ridere non è che cucino una cosa, no, ne cucino 15. Vabbè, ragazzi, mi ritroverò il cibo con un po' di glitter dentro. Allora, no, comunque ci ho ripensato, lo faccio con il dito perché sono un po' grandi da prendere con il pennello, quindi vediamo un po'. Oh, Madonna, quanti riflessi! Che bello! Tanta roba. Fanno sempre dei glitter stra particolari, sia mono che. Guarda. Ah! Ma che belli così! Adesso io li sto mettendo senza niente perché voglio vedere un attimo anche la presa che hanno. Però questi secondo me con una base per glitter, così giusto per sicurezza, fanno la loro figura. Anche perché la base per glitter, oltre che a far rimanere glitter su, dà anche quella cosa di appiccicaticcio che li fa risaltare il doppio, un po' come la classica base bagnata, no? Belli, belli. Sicuramente senza base un pochettino svolazzano, specialmente quando andate a sfumare gli altri colori opachi. Cioè, raga, due palette che ho provato, ci ho messo in totale 15 minuti a realizzare due look. Boh, già che ci sono, provo un nuovo mascara, questo qui, My Happy Toy di Diego Dalla Palma, che non ricordo se l'ho già provato o no. Ti pareva che non mi sporcavo. Vabbè, ma hanno uno scovolino che è grosso quanto non so cosa. Detto questo, Zuccheri, io sono stracontento, veramente, veramente non vedo l'ora di provare a questo punto anche le altre, ovvero queste tre qui. E niente, comunque sono letteralmente impazzito per queste grafiche. Sono bellissime. Rimanete sintonizzati su Instagram, così magari le proviamo insieme. Detto questo, come al solito, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Commentate con un emoji viola e una azzurra. E fatemi sapere se avete già provato questa collezione o no. Ciglia finte. Questo kit, si chiama, anzi questo set, si chiama All The Lashes. Sto fuso, quindi leggetelo voi. Questo qui, ma tanto come al solito vi lascio il link giù nell'info box. Io in realtà ho già sbirciato e c'è un paio che mi piace da morire. Sono stra particolari, cioè sono particolari ma non troppo, vi spiego perché. Allora, queste sono tutte le ciglia, ve le metto sullo sfondo bianco così almeno lo vedete ad hoc. E non so se notate che queste qui hanno le punte rosa. Tra l'altro è una delle forme che preferisco tra tutte, o in generale quando indosso le ciglia finte prendo sempre delle forme così. Detto questo, quindi andrò a mettere loro perché sono le mie prefe e ci vediamo tra un secondo. Allora, zuccheri, questo è l'effetto delle ciglia, non so se riuscirete a capirlo, comunque si vedono appena, cioè il colore si vede appena del fatto che era usato qui, praticamente è zero perché comunque sotto abbiamo un trucco su quei toni. Però mi piacciono un sacco. Spero di avervi tenuto compagnia come al solito, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.